Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video dedicato ai miei profumi alla tuberosa. La nota della tuberosa è una nota che divide il pubblico, c'è chi la ama e chi non la sopporta. Io ho imparato ad apprezzarla con il tempo e ci sono dei momenti durante l'anno che vado a ricercarla e che la prediligo. Come in questo ultimo periodo sono proprio in fissa con questa nota, ma anche con la nota del gelsomino. E oggi ho raggruppato qua tutte le mie fragranze dove la nota della tuberosa spicca. Sono profumi che alcuni vi ho fatto vedere qua sul canale, altri mai, sono tutti profumi low cost. Non vado a leggervi di tutti la piramide olfattiva, ma vi dico come percepisco io la nota della tuberosa. Sono dei profumi super piacevoli che mi regalano delle belle sensazioni tutte le volte che li indosso. Il profumo della tuberosa è un profumo complesso e ricco di sfumature, da quelle più cremose, lattiginose, con note solari, agrumate e fruttate, a quelle più animali, carnali, verdi e canforate. È un profumo che reputo estremamente intrigante e di grande impatto. E il profumo che ho trovato, l'ho trovato casualmente l'anno scorso al mercatino dell'usato e che mi ha spinto poi ad andare a ricercare questa nota in altre fragranze, è questo profumo, questo estratto della Elan, un estratto da 13 ml. Io l'ho trovato nel mercatino dell'usato La Pulce, per chi è della provincia di Varese, questo mercatino si trova a Cocchio Trevisago, e lo avevo pagato 1 euro o 1,50 euro, molto poco. Questa è la sua boccettina. So che questi profumini mi avete scritto all'epoca che non si trovano più, però se qualcuno l'ha provato mi faccia sapere. Ed è stato proprio amore con questo profumo. Io lo tengo sempre nel mobiletto del bagno a portata di mano e questo profumo racchiude tutte queste sfumature che vi ho detto sulla tuberosa: cremoso, lattiginoso, carnale, animalico, canforato. È un odore estremamente intrigante, ma allo stesso tempo, anche per questa sua morbidezza e cremosità, è anche coccoloso. Io tante volte ne metto due goccine alla sera prima di andare a letto. È un profumo che mi favorisce il sonno, che mi coccola proprio nei miei sogni. È veramente un profumo molto molto piacevole e grazie a lui ho detto andiamo a cercare questa nota in altre fragranze, e questo è l'estratto alla tuberosa di Elan Top 10 Lode. Mi piace anche semplicemente proprio togliere il tappo, svitare il tappo e annusarlo così. Questo profumo è veramente eccezionale. Adesso parte la carrellata di fragranze vera e propria, ve le faccio vedere in ordine di come le ho pagate, da quello che ho pagato meno fino ad arrivare a quello che ho pagato di più. Sono, come vi dicevo prima, profumi low cost, quello che ho pagato di più costa poco meno di 35 euro. Quindi apriamo questa carrellata con due profumi del marchio Tesori d'Oriente, uno è Thai Spa e uno è Fior di Loto. Thai Spa mi piace tantissimo, è il mio profumo del buon umore, è un profumo che mi coccola nelle mie giornate quando mi sveglio con il piede sbagliato, mi fa prendere proprio una piega positiva alla giornata. Questa tuberosa che si trova all'interno di questo profumo è una tuberosa cremosa, lattiginosa, complici anche il mango e l'ibisco, prende questo vibe tropicaleggiante che mi ricorda l'odore di una crema solare. È molto confortevole, molto coccoloso, molto piacevole, mi ha fatto ricevere anche diversi complimenti quando l'ho indossato. È un profumo che si appiccica benissimo alla mia pelle, mi accompagna da mattina a sera, anche sugli indumenti si intrappola bene, talvolta anche dopo lavati riesco ancora a sentirlo. Ha anche un fondo dove si trova questa nota di vaniglia, ma è un fondo vanigliato molto leggero, non riesco a percepirla tanto. Io sento tanto questa tuberosa molto cremosa, questo mango e questo ibisco. È veramente un profumo eccezionale e questo è Thai Spa. Non mi soffermo tanto perché ultimamente ve l'ho fatto vedere diverse volte. Un altro invece, che è una scoperta più recente, l'ho acquistato circa 3 settimane fa, è Fior di Loto. Questo me l'ha consigliato un mio amico, mi ha detto dai compralo, un buon profumo, vedrai che non te ne pentirai, e così è stato. Io l'ho trovato da Tigotà, l'ho pagato 3,15 euro. Qui la tuberosa si trova nel cuore, affiancata dal gelsomino, dal mughetto, e il gelsomino dà
alla tuberosa questa carnalità, questo sentore anche canforato, esalta questo sentore, mi piace tantissimo, però qua ci sono due note che vanno a smorzare questa tanta sensualità e carnalità di questa nota, che sono una la pesca in apertura e una la nota boschiva del fondo, che vanno, diciamo, ad equilibrare, a renderlo un profumo anche più portabile durante il giorno, perché se non ci fossero queste due note che sdrammatizzano, secondo me sarebbe un profumo da mettere più la sera che di giorno, ed è veramente piacevole anche questo, si attacca molto bene alla mia pelle, mi accompagna per tutta la giornata, sui vestiti lo sento finché non riesco, insomma, finché non riesco, finché non li lavo e rimane proprio in intrappolato, ed è veramente stata una bella scoperta, quindi ringrazio il mio amico che mi ha spinto a comprarlo. E questo è Fior di Loto, molto molto buono. Un altro profumo che ho è il profumo di Zara, il Tuberose Noir. Questo l'avevo preso con i saldi questo inverno, saldi di gennaio, e in un cofanetto c'era Tuberose Noir, Amalfi San Rey e Vetiver Pamplemousse. Sono dei profumi fatti in collaborazione con Jo Malone. Di questa linea c'è il famosissimo Ebony Wood e anche l'amatissimo Fleur de Patchouli, che sono due profumi molto apprezzati. Ed ero curiosissimo io di sentire il Tuberose Noir perché non l'avevo mai visto in giro, e quando ho visto questo, diciamo, kit con questi tre profumi, ho detto: lo voglio provare. L'avevo preso e pagato 9,90 euro, quindi fate conto, per tre profumini è come 3 euro a profumo, e ho detto: proviamolo. Buonissimo, magnifico. Questa tuberosa che percepisco qua dentro è una tuberosa che mi ricorda tanto la cremosità, quel sentore lattiginoso avvolgente da crema solare che posso ritrovare in questo profumo che è Thai Spa, però sento anche un sentore più carnale, più verde, più canforato, sempre in maniera soft e leggera. E devo dire che è un buon profumo anche questo. Ha un'ottima resa anche lui sulla mia pelle, ne bastano pochi spruzzi, mi dura tutta la giornata. È un profumo che le prime 2 ore ha una sua intensità, se cammino lascio una discreta scia, poi dopo diventa più intimo e proprio mi accompagna come uno skin scent per tutta la giornata. Anche sui vestiti si appiccica, si trasferisce proprio dal mio collo al colletto della polo o alla felpa che indosso, insomma dalle braccia alla felpa, e si attacca finché non li lavo. Un buonissimo profumo. Io per adesso mi godo il mio Thai Spa, cioè lo trovo, non è simile, però lo trovo, visto questa parte di tuberosa cremosa, preferisco utilizzare questo, però è un buon profumo, anche per una questione economica, visto che il Thai Spa l'ho pagato 2,99 euro, adesso costano forse qualcosina in più i Tesori d'Oriente, però sempre sui 4 euro parliamo. Questo costicchia un po' di più, non tantissimo, e quindi mi accontento di Thai Spa. Però è piacevolissimo anche questo. E questo è Tuberose Noir di Zara, buono anche lui. Poi un altro profumo che ho acquistato in un negozio cinese, è un prodotto made in Italy, è un prodotto di ispirazione, una fragranza dupe, è questo profumo che si chiama Gloom, del marchio AD Trend. Qua c'è il suo sito internet, poi ve lo lascio scritto sotto, e il marchio AD Trend è quel marchio che produce tutti questi articoli per profumare i cassetti, fa anche delle fragranze, quelle con le bacchette per gli ambienti, scusate, fa degli spray per l'ambiente, tutta questa tipologia di profumi. E io di solito compravo questi da mettere nei cassetti perché mi piacciono tanto. E quando ho visto appunto nel negozio cinese il Made in Italy, ho guardato sotto, visto il sito, ho riconosciuto il marchio, ho detto: voglio provarli. Ho comprato di questo marchio due fragranze, una è Gloom, che si ispira al profumo di Gucci Bloom, e l'altra invece non mi ricordo il nome preciso, ma si ispira al profumo della Creed, il profumo Aventus. Ho voluto prenderne uno della linea maschile e uno della linea femminile proprio per avere un termine di paragone. C'erano tante fragranze, tipo le classiche commerciali, Terre d'Hermès, Acqua di Gio, Alien, Hypnotic, tutte queste fragranze che si trovano, insomma, nella grande distribuzione, nella profumeria più commerciale. L'unica fragranza, diciamo, di nicchia era il profumo che si ispira al profumo della Creed. Gli altri erano più
più profumi, più di facile reperibilità. E quando ho sentito lui ho detto: mi piace, si sente tantissimo la nota del gelsomino, si sente tantissimo la nota della tuberosa, è veramente molto intrigante, molto sensuale, molto carnale, molto verde, molto canforato, mi piace tantissimo. Si asciuga poi su un fondo abbastanza dolce, ma non eccessivamente, ed è un profumo comunque che rimane fresco, arioso, molto intrigante, molto sensuale. Devo dire che sia lui che anche quello della linea maschile ispirato ad Aventus hanno una durata di 4 ore e mezza, 5 ore sulla mia pelle, quindi non mi lamento, e sono dei profumi che comunque quando li vuoi acquistare per magari non buttarti subito sull'acquisto della fragranza che costa ovviamente di più, provi una fragranza dupe come questa e ti fai un'idea di come poi il profumo sulla pelle, quindi sono d'accordo anche con l'idea di poter creare delle fragranze di ispirazione, dei dupe che ti danno un'idea, e sono contento di aver provato sia l'uno che l'altro. Ce n'erano talmente tanti, Terre d'Hermès sapete che mi piace tantissimo, l'avrei voluto prendere, però ho detto ne ho già di profumi sia lui originale ma anche di profumi ispirati a lui, quindi ho detto lasciamo perdere per questa volta e mi sono concentrato su questo e sull'altro. Comunque questo è molto piacevole e si chiama Gloom, veramente molto buono. Poi un altro profumo che si trova da OVS è un profumo del marchio Olfactory Lab, marchio Made in Italy che ha sede a Cantù, mi piace molto la loro filosofia. E fanno questi profumi ormai da un paio d'anni a questa parte, profumi sempre piacevolissimi, sono tutti eau de toilette da 50 ml, costano 7,90 euro. Il bello è che lasciano una didascalia della fragranza, una piccola descrizione e la piramide olfattiva. Scusate, ogni tanto i colpi di tosse. E mi piace tantissimo il fatto appunto che è immediato vedere anche le note che ci sono nel profumo, così se non c'è il tester ti fai un'idea mentale, che è sempre poi diversa da quando poi prendi il profumo e lo spruzzi sulla pelle, ma comunque hai una traccia. E il profumo è buonissimo, questo profumo ha all'interno tuberosa e gelsomino che si sentono tantissimo, si sente fin da subito, una tuberosa comunque dolce ma molto sensuale, anche qui molto carnale, molto piacevole e intrigante, e questa nota di tuberosa, questa nota anche di gelsomino sono sdrammatizzate da questa parte di osmanto e di pesca, c'è questo sottofondo di albicocca e di pesca, quindi questo sottofondo fruttato che accompagna questa buonissima tuberosa e questo buonissimo gelsomino, molto molto piacevole, è un profumo comunque anche fresco e arioso, e poi ha questo fondo dove troviamo il muschio e il patchouli che vanno a fissare la fragranza, la rendono più rotonda, ma comunque le note che vincono sono pesca, osmanto e tuberosa e gelsomino, soprattutto tuberosa e gelsomino che sono proprio i protagonisti. Veramente molto molto buono, per 7,90 euro sono super soddisfatto, è un profumo che la prima oretta che ce l'ho indosso è un profumo intenso che si sente, poi diventa più intimo, vicino alla pelle, mi accompagna fino a sera, come persistenza c'è. Non è particolarmente tanto intenso, ma è molto molto piacevole. E lo trovo adatto sia per il giorno, per andare al lavoro, per fare le classiche commissioni della giornata, ma anche da mettere per la sera, ha la sua eleganza. E questo è Flower di Olfactory Lab. Top, questo marchio sapete che io lo adoro e mi piace. Questa fragranza è una delle mie preferite, insieme anche a Vetiver, che amo tantissimo. Poi un altro profumo che ho pagato poco meno di 10 euro, l'avevo acquistato al Tigotà, mi sembra nel 2021, fine 2021, è questo profumo che si chiama Divinissime di Ulrich de Varenne. Questo è un 75 ml, mi sembra che l'avevo pagato 9,90 euro o 8,90 euro. La boccetta si presenta così, è carina, che va a richiamare l'idea di una borsetta con il suo manico. Se abbassate il manico, spruzza il profumo. Se il manico è in piedi, non esce la fragranza, non spruzza. E questo profumo è buonissimo anche lui, è uno di quei profumi che conoscete in tanti, ve l'avevo già fatto vedere e mi avevate detto che appunto lo conoscevate, è un profumo, scusate per i colpi di tosse, è un profumo
che è un perfetto unisex, questo adatto sia per un uomo che per una donna. Diciamo che tutti quelli che vi ho fatto vedere adesso, a parte il bloom e il flower, che li sento più vicini a una pelle femminile, gli altri per ora sono delle fragranze unisex. Questo anche lui è un perfetto unisex, ha all'interno questa nota di tuberosa, una tuberosa molto cremosa. Una tuberosa anche qui carnale, una tuberosa verde molto molto piacevole, e c'è una parte di patchouli, una nota di patchouli che va a dare terrosità, legnosità, quindi la rende una tuberosa terrosa e legnosa, e mi piace tantissimo questo connubio di tuberosa e patchouli. E poi c'è vaniglia e fava tonka che danno dolcezza, danno rotondità, scaldano la fragranza, danno anche una sorta di profondità al profumo, e lo trovo super adatto per la sera. Più che per il giorno, lo trovo molto adatto per scenari serali, una bella cena, un'uscita con gli amici, un appuntamento. È un profumo comunque elegante, è un profumo che stuzzica l'altro ad annusarti, perché è un profumo comunque che ha una sua sensualità. È un profumo molto piacevole, molto duraturo, tra l'altro sulla pelle si appiccica molto bene. E mio compagno l'ho testato di giorno, l'ho sempre utilizzato di giorno, l'ho messo qualche volta anche alla sera, ma durante il giorno la sua mezza giornata, le sue 6-7 ore se le fa, quindi buon profumo ed è piacevolissimo. Super super piacevole. Questo so che lo conoscete in tanti, ce ne sono altre due versioni. Uno mi sembra che si ispiri a Chanel numero 5, l'altro non me lo ricordo perché è passato tanto tempo da quando l'avevo sentito. Comunque questo dal primo momento che l'avevo sentito era il mio preferito, è stato il mio preferito ed è ancora adesso il mio preferito. E questa è Goldissime di Ulrich de Varenne. Top anche lui. Poi un altro profumo che ho acquistato nel mio negozietto di fiducia, che si chiama Cosmeticando, è il penultimo, questo che vi faccio vedere. È un profumo che ho pagato 10 euro, è Poupée di Rochat. Spero si pronunci, penso si pronunci Rochat. È un profumo da 100 ml, uno dei toilette, l'ho trovato al prezzo di 10 euro, ho voluto acquistarlo. Questa è la sua boccettina, non mi fa impazzire la boccetta, soprattutto il tappo che ha questo, come posso dire, ha questa texture di vellutata, non mi piace. Guardata da lontano o comunque così adesso nel video che la sto guardando non è neanche male, però non mi fa impazzire vederla dal vivo. Comunque, quello che importa è anche il profumo è piacevole, buonissimo, non ha una durata eccezionale sulla mia pelle, ma mi piace tantissimo perché ha questa nota di ananas, che è una nota che caratterizza l'apertura, è caratterizzante per il profumo perché lo sento per tutta la sua durata. Poi compare questa tuberosa, una tuberosa che è una tuberosa cremosa, una tuberosa dolce, caramellosa, mi ricorda proprio l'odore di una caramella, ma allo stesso tempo va a richiamare anche l'odore del vinile di un giocattolo. Come vi dicevo l'altra volta, per quanto riguarda il profumo White Musk di Julie Wells, che mi ricordava la plastica, la gomma dei cubotti che avevo da piccolo, anche questo in qualche modo va a ricordare quello. Non vorrei essere influenzato dal nome Poupée, che vuol dire bambola, però mi ricorda un pochino quella sensazione lì. E quindi è molto molto piacevole. È un profumo che dura sulle 3-4 ore, non ha una durata particolarmente lunga sulla mia pelle, però è molto piacevole da mettere dopo la doccia la sera, è confortante, confortevole, molto molto piacevole. E qui ripeto, è una tuberosa molto cremosa, molto dolce, zuccherina, molto molto piacevole. E questa è Poupée di Rochat, piacevole. È stato un affare trovarlo lì, perché loro da Cosmeticando avevano una piccola vetrinetta con dentro dei profumi, che sono quei profumi che è sempre low cost, ma che hanno un prezzo superiore a quelli che lasciavano negli scaffali liberi, insomma alla portata di tutti, perché erano nella vetrina, dovevi chiedere a loro per poterli sentire. E hanno smantellato, hanno tirato fuori alcune fragranze, e questi qua li avevano dentro lì e li hanno messi tutti a 10 euro, ce n'erano anche degli altri, non tantissime cose, però qualcosa.
qualcosa di interessante c'era. E adesso concludiamo con questo profumo che si chiama Pop di Stella McCartney. Questo profumo l'ho acquistato a scatola chiusa, è un 50 ml, è uno de parfum, l'ho pagato 33,90 euro, l'ho preso su internet, si presenta in questa boccettina qua. Io l'ho preso perché un'altra nota di cui sono, non ha un erogatore bellissimo, fa tipo uno zampillo. Io l'ho preso perché sono in fissa con la nota della foglia del pomodoro e se vi ricordate un po' di tempo fa, non mi ricordo quando, forse quando vi ho fatto vedere il profumo della Revlon, il Charlie White, quando era il video dedicato ai Charlie. Nel Charlie White vi dicevo che c'era questa sensazione, non c'è questa nota, ma ricreava l'odore della foglia di pomodoro. Io ho detto è una nota che mi piace e che ho in due profumi. Uno era questo profumo che dicevo, uno era un profumo femminile che è questo, il Pop di Stella McCartney, e uno è nel profumo Essential di Lacoste, che è un profumo maschile. E mi piace tantissimo la nota del foglia di pomodoro, e qua c'è e si sente, però c'è anche la nota della tuberosa, che è una tuberosa che esce evolvendo la fragranza. Mi piace tantissimo che questa nota di pomodoro non mi abbandona mai, c'è sempre, e c'è anche una nota di violetta in apertura accompagnata dal mandarino, quindi ha una bella apertura frizzante, dolce e pungente. Si sente questa tuberosa, anche questo mi dà un po' il vibe di questo profumo qua che va a richiamare, è una tuberosa anche qui dolce, che va a richiamare quell'odore della caramella, un odore anche plasticoso, che va anche qui a richiamare l'odore del vinile, che può essere il vinile di un bambolotto. La gomma dei cubotti di quando ero piccolo, ecco, c'è un richiamo anche a questo all'infanzia. È un profumo piacevole, anche questo non ha una durata eccelsa sulla mia pelle, si fa le sue 5 ore, però è piacevole, si attacca agli indumenti, sugli indumenti, ecco, dura un pochino di più, ma rimane comunque sempre molto delicato. E proprio appena si spruzza, che è molto intenso e si sente tanto, è molto pungente, si sente questa nota di violetta, bella strong, che ti arriva alla testa subito. Però poi passati, scusate, quei 40 minuti diventa una fragranza più portabile, più soft, più morbida. Ed è molto piacevole anche questo, è stata una piacevole scoperta. Io l'avevo acquistato proprio per la nota foglia di pomodoro, poi c'è anche questa nota che si sente e che mi piace, appunto della tuberosa, però ha una nota caratteristica e che lo caratterizza anche questa foglia di pomodoro. Vi devo fare anche un video sui miei profumi alla foglia di pomodoro, perché mi piace tantissimo come nota, una nota verde, dolciastra, molto molto intrigante e anche confortevole. Dà proprio la sensazione di toccare la foglia del pomodoro. Non so se vi è mai capitato di avere una pianta di pomodoro nel giardino oppure in un vaso sul balcone quando andate a toccare quelle foglie, che sono delle foglie abbastanza ruvide, con dei peletti, hanno quell'odore verde, dolciastro, molto particolare, molto caratteristico, e riesco a percepirlo in questo profumo. È veramente molto piacevole. Penso che la combo di questa nota di fiore di foglia, scusate, di pomodoro e tuberosa va a ricreare questo odore che ricorda l'odore del vinile, di un bambolotto, della gomma, dei cubotti. Molto molto piacevole, molto evocativo sotto questo punto di vista. E vi devo fare anche un video sui miei profumi delle star, delle celebrities, dei personaggi famosi. E con questo io ho finito la mia carrellata. Fatemi sapere voi quale di queste fragranze avete anche voi, conoscete anche voi o avete avuto in passato anche voi, e se avete qualche chicca con la nota della tuberosa fatemi sapere ovviamente sotto tutto. Io ringrazio i nuovi iscritti, grazie a tutti voi per il supporto, per la vicinanza, per l'affetto che mi dimostrate sempre. Vi mando un abbraccio forte e noi ci sentiamo nel prossimo video. Vi chiedo scusa per i colpi di tosse, per la voce, ma ho un po' di naso chiuso oggi. Grazie ancora e un abbraccio. Alla prossima.